12 settembre 1981. Muore Eugenio Montale, uno fra i massimi poeti italiani. Genovese, autodidatta, nel 1925 pubblica la sua raccolta di liriche Ossi di seppia. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale si iscrive al Partito d'Azione e inizia un'intensa attività giornalistica per il Corriere della Sera. Nel 1967 viene nominato senatore a vita. Nel 1975 arriva il riconoscimento più importante, il premio Nobel per la letteratura. Dice di sé Montale: «Le mie poesie sono funghi nati spontaneamente in un bosco». Oltre a Ossi di seppia, scrive Le occasioni e La bufera e altro. Tutti si servono del linguaggio di tutti. Allora in che cosa, qual è lo specifico della poesia? Bisogna che questo linguaggio di tutti, di cui si serve il poeta, sia apparentemente il linguaggio di tutti, ma sia anche qualche cosa d'altro. Qualche cosa d'altro che sta al di sotto, che sta al di sopra, che sta al lato, che sta a destra, che sta a sinistra. Eugenio Montale è stato uno dei più grandi poeti italiani del Novecento. Nel 1975 ha vinto il premio Nobel per la letteratura ed è stato anche senatore a vita. Deve la sua fama soprattutto alla prima raccolta, Ossi di seppia, del 1925, in cui ha parlato del cosiddetto male di vivere. È stato anche giornalista importante al Corriere della Sera nel dopoguerra e da critico letterario, ma anche da giornalista inviato all'estero, è stata una delle principali firme del giornalismo italiano. Qualche volta ho sognato di vincere una maratona, così partendo e mantenendomi in ultima posizione fino agli ultimi chilometri. Dopo, sospinto da una forza soprannaturale, scattare come una freccia e giungere primo al traguardo. Ma questo vorrei che mi succedesse ora, alla mia età, insomma, così in modo da sbalordire tutti, occupare le pagine dei giornali sarebbe un trionfo molto superiore a quello che nessun altro poeta potrebbe augurarsi. Vorresti quasi dirci se questo tuo umorismo, diciamo così, ti viene da letture, da fatti letterari, o se proprio in te fa parte di quella tua visione del mondo che quasi tutti chiamano negativa e pessimistica, e che poi invece a guardarci bene, a me i tuoi libri sembrano così positivi, così esemplarmente salutari. Ma il senso dell'umore, altresì detto sense of humor, è abbastanza frequente in Liguria. Anche i miei, credo che anche i miei antenati l'abbiano avuto, insomma, vedere le cose con una luce e anche controluce così. E poi mi è anche venuto dalla pratica della letteratura inglese, infatti queste prose della Farfalla di Dinar, sì, che sono uscite, molte sono uscite addirittura nell'edizione del pomeriggio del mio giornale, tanto venivano considerate insignificanti, oggi figurano, sono tradotte in inglese e devo dire che l'hanno avuto un successo che, eccezionale, diciamo, da prima ancora di essere raccolte. Cioè, io conobbi il direttore del Warburg Institute di Londra, che era un filologo salco, ora morto, eccezionale, aveva ritagliato alcuni di questi raccontini dal Corriere di Informazione e li aveva tenuti. Questo è molto, così, cosa che non mi era, solo questo è un successo, diciamo, indubbiamente molto più grande di sentirmi dire che il libro sia ristampato, che sia venduto 2-3 mila copie. Sono queste veramente le sole consolazioni che può dare il mestiere letterario, diciamo. Ma visto che prima abbiamo fatto, ci siamo interrogati un po' sulle diversità tra la prosa e la poesia, tu, nei riguardi della prosa, come ti senti oggi disposto? Ma io non faccio distinzioni, la prosa può essere poesia, la poesia può essere prosa, si capisce, sono distinzioni puramente empiriche.